Certo che a volte la semplicità è veramente un'arma. E la semplicità del nodo Sogeon è veramente un'arma a disposizione di tutti noi. È un nodo che permette di realizzare una connessione sufficientemente sicura quando utilizziamo fili di diametri molto simili. 16-18, 18-20, 20-22. È un nodo molto utilizzato nella pesca mosca per allungare la parte di tip del finale e permette di realizzare questa connessione in una maniera veramente banale, veramente semplice e, come vi dicevo, sufficientemente sicura. Non so se lo facciano i chirurghi, ma questo è il Sogeon. E quindi vediamo come collegare questi due spezzoni di filo nel momento in cui magari sono in pesca, al buio, all'imbrunire, in una situazione in cui ho poca sensibilità nelle mani, insomma nella classica situazione da pesca. Come vi dicevo, un nodo veramente banale ma ha buone caratteristiche di tenuta e non capisco come mai alcuni pescatori continuino a preferire il blood knot, che ha invece dei carichi di rottura decisamente inferiori rispetto al Sogeon ed è decisamente più difficile da realizzare, perché, cari miei, il Sogeon si esegue banalmente accoppiando i due spezzoni che devo unire in questo modo, eseguendo poi un mezzo collo e facendo passare il capo, diciamo, terminale del mio tip tre volte entro questo loop. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che il nodo che otteniamo non è una bellezza, ma è un nodo che, se noi abbiamo l'accortezza di assuccare con un minimo di attenzione, è banalissimo da fare, e sono d'accordo, ma anche assolutamente affidabile. È il nodo che, ad esempio, quando passo velocemente dalla pesca ninfa alla pesca secca, faccio per allungare il finale, per passare proprio dalla ninfa alla secca. Questo è il Sogeon.